adesso si è bloccato, quindi comunque hanno seguito tutto, Vediamo se si è ripreso. Penso forse si è ripreso il collegamento. Vediamo un attimino. Perché ok. vedo che. Allora, aspetta, ecco. Sembra che il collegamento si è Vabbè. ripreso, eh? Sì, lo vedo Si anche io, lo vedo. è Ah, ripreso. quindi Lo si è vedo. ripristinato. Si è ripreso. Ci scusiamo per il disagio, insomma, ecco. Evidentemente Facebook ogni È il tanto, caldo, è il no? caldo. O il caldo, o è proprio il Vabbè, momento elettorale. ad ogni modo, per chi può, condividete di nuovo la diretta. Sì. Sì, pure Allora, io, una eravamo domanda. rimasti, insomma, che Chiara stava rispondendo ad una domanda che ho fatto io su, diciamo, sull'importanza più o meno del testo o della musica. Lei a cosa dava più, ecco, più importanza, sia alle parole, al testo o anche alla musica, a tutte e due? E quindi riprendiamo la risposta, Chiara. Certo, allora, sì, assolutamente. Allora, nel nostro caso, essendo che comunque con Suni il Rocca, essendo che comunque lavoriamo insieme, lui compone la musica, io scrivo il testo, però nel nostro caso comunque la melodia viene prima cioè nasce prima del testo, ecco. Quindi praticamente io andrei a scrivere un testo adattato sulla melodia già diciamo finita, ecco. Sì, perché lui magari mi fa ascoltare tante melodie, perché lui compone da quando aveva 14 anni, quindi una vita si può dire, e quindi ovviamente poi mi fa ascoltare le melodie, e poi quelle che comunque mi colpiscono maggiormente, poi io li scrivo sul testo, ecco. E quindi sicuramente per me è molto importante il testo, perché ovviamente perché io comunque voglio che comunque il testo dia comunque sempre, lanci comunque sempre un messaggio, ecco. Per me è importante, cioè io alle parole, a ogni minima parola, singola parola, gli do un peso, perché per me le parole sono importantissime, ecco. Quindi sicuramente il testo, ovviamente da autrice, per me do sicuramente più importanza al testo, però sicuramente la melodia mi deve comunque catturare, ecco, perché ovviamente poi devo andarla anche a cantare, quindi la melodia è importantissima anche quella, ecco. Poi c'è una giusta osservazione di Salvatore De Rosa che salutiamo, che dice: Ciao Mimmo, giustamente parli di parole, testo, ma quanti artisti molte volte si dimenticano del cuore? È Esatto, è quello che vero? praticamente stavo per dire poco fa. Io comunque quando scrivo un testo voglio che comunque, cioè io non vado via praticamente dalla mia postazione se non esce comunque un messaggio da quel testo, ecco. Per me ci deve essere il cuore, ci deve essere l'anima, ci deve essere me stessa in quel testo, ci deve essere Chiara Palaia in quel testo. Quindi, e poi sono molto pignola, nel senso che se quella parola lì non mi piace, che magari non mi suona, oppure che magari non va comunque a schiarire bene quello che volevo dire, ecco, la cambio, o comunque faccio di tutto comunque per riuscire a dire quello che comunque voglio dire, ecco. Avvicinarmi il più possibile a quello che comunque voglio dire. Quindi sicuramente il cuore è la cosa, è quello che comunque mi fa stare ancora qui dopo tanti anni, comunque a fare questo, a cantare, ecco, e ora anche a scrivere. Quindi per me il cuore è la cosa principale, ecco. Che bello. Quindi sì, infatti io lo volevo proprio dire questo, no? Come diceva Salvatore, e poi confermo quello che dice Chiara, nel senso che poi alla fine, che sia in calabrese, che sia in inglese, che sia in italiano, che ci sia più o meno la rima, è quella marcia in più che arriva all'ascoltatore, ovvero quel metterci il cuore e anche mettersi in gioco, mettere un po' se stessi, no? Che non è sempre facile.
Quindi, come diceva Lucio Dalla, dove non arriva la voce, arriva il cuore. Vabbè, in questo caso abbiamo sia la voce che il cuore, però ecco, questo lo volevo sottolineare. Vedi, Chiara, quando prima hai fatto il pezzo di Calabria mia, giusto? Fondamentalmente avevi la stessa luce che poi avevi quando hai fatto il tuo inedito, quindi è quell'in più che arriva a chi ascolta, che supera anche la lingua o il dialetto, a volte anche il modo proprio di cantare, quell'in più. Certo, ma per me è importantissimo questo, cioè per me soprattutto mentre canto essere me stessa, ecco, riuscire ad esprimere me stessa attraverso comunque le parole che sto cantando, ecco, quindi per me è importantissimo questo. Ecco. Ma si può fare una domanda? Oddio, non lo so se è al peperoncino perché lei ne dimostra proprio pochi, però possiamo chiederti l'età? Certo, Ah, sì. guarda un po', No, però Domenico. non, no, no, non è perché poi voglio fare un'altra domanda, però ci deve stare la premessa, capito? No, benissimo, anche perché cioè, c'era Allora, anche più cose. facciamo così. Hai meno di 26 anni? poco più. Ah, niente, lì c'è il limite dei 26. No, volevo chiedere anche a te se pensavi di fare dei provini per qualche talent, in particolare magari Amici, perché poi quest'anno il vincitore di Amici è stato proprio un ragazzo di Lamezia Terme. Esattamente, che tra l'altro io ho conosciuto e abbiamo frequentato praticamente la stessa scuola di chitarra, perché io Ah, ma ho dai. fatto anche, sì, e poi praticamente ha lavorato comunque anche alla produzione del nostro primo singolo, It's Gold. Ah, bello. Lui praticamente ha suonato l'assolo di chitarra e quindi sì. Wow, bello, no? Guarda, io Chiara voglio dirti, infatti, rispetto poi anche a quello che dicevi prima, no? Magari io faccio un genere che oggi non paga, tra virgolette, perché diciamo, siamo nell'epoca un po' del rap, del rap, no, Grande peperonata di Dominga, ci segnale. ma io non volevo Dominga, dire ma anche l'età, noi era peperoni. Noi è perché peperoni niente, Amici, peperi ruoli, ha quattro. mangiato Eh pesante, ha mangiato sì, Amici, purtroppo c'ha il limite d'età, i 26 anni, perciò solo per quello, capito? Altrimenti anche lei avrebbe potuto fare ma tranquillamente c'è col anche suo inedito. E X infatti. Senior, X No, Factor senior, Senior. no, no, senior ce sarai te, ce vai te a X Factor Daniele Senior. No, allora volevo Bontane, anche. dire a Chiara che comunque uno, perché a me piace molto il vincitore d'Amici, devo dire, sono molto contenta perché io amo molto il rock, mi piace. Voglio dire, il vincitore di Amici con i Maneskin o altri gruppi, diciamo che permetto, ma a prescindere dai gusti, possono piacere, non piacere, però comunque stanno portando di nuovo avanti, questo genere, no? Quindi è anche un po' una Sì. porta aperta per chi come te fa un genere che oggi, parliamoci chiaro, ragazzi, siamo onesti. Oggi vince la hit del momento, il tormentone estivo, il ritornello carino, è fatta la canzone, è fatto il personaggio. Chiara in questo ha ragione. Per quello io sono contenta sia che Luigi abbia vinto Amici, a parte perché mi piace, nel senso che lo trovo bravo, mi piace sto ragazzo, e poi perché porta avanti un genere, che è importante questa cosa, un genere che ritorna nelle nostre radio. Infatti sono contenta anche che lui abbia vinto il premio delle radio, questo è importante, non perché gli altri generi siano da meno, però non può essere che il panorama della musica italiana sia solo il rap, la trap e la hit del momento estiva, perché la nostra cultura musicale ha tanto altro da raccontare, ma tanto tanto altro. Vero. Vero, vero. Ma Vero, poi però tra quindi l'altro, sì. Ma scusate. poi tra l'altro anche Luigi, comunque io posso dirlo perché comunque cioè, lo conosco, abbiamo collaborato anche nei brani. Diciamo che lui è anche un pochino
non si è potuto esprimere proprio per come lui voleva, perché Sì, comunque io lui. immagino, sì, questo l'ho pensato, sì, Perché comunque assolutamente. lui faceva un genere che comunque con i brani che comunque poi ha portato ad amici non c'entrava nulla, ecco, diciamo. Quindi diciamo che anche lui è un altro ragazzo che scrive in inglese, quindi infatti il suo primo album è tutto in inglese, quindi diciamo che abbiamo anche delle cose in comune, ecco, con lui. Bene. Quindi, però, sono davvero, come hai detto tu, Domenica, sono davvero contenta comunque del fatto che ti sia tornati comunque un po' alla musica, ad ascoltare comunque La gli musica strumenti d'autore, suonati. la musica suonata, cioè la musica Esattamente, suonata. sì. È bella la musica elettronica, a me piace anche quella, attenzione, perché a me piace un po', per me la musica è tutta bella, ma non deve Certo. esistere il fatto che si ascolti solo un tipo di musica. Cioè No, adesso no. i ragazzi di oggi, fra 30 anni, che cosa si portano dietro? No, la musica suonata va riportata sui palchi, le chitarre dal vivo, si deve suonare dal vivo, la musica d'autore, i cantautori che E a scrivono e si proposito di suonano cantautori, le canzoni. no, a proposito, Alfonso ti chiede, hai qualche artista italiano che ti ispira o a cui ti ispiri? A proposito di cantautori, almeno comunque noi abbiamo avuto i grandi cantautori che ci hanno comunque formato, no, a livello musicale, ecco. Purtroppo per i giovani non so se questo poi ci sarà, ovviamente dovremmo essere noi poi a condurli comunque sulla retta via, anche musicale, ovviamente, ad ascoltare la grande musica, ecco. Allora, per quanto mi riguarda, io diciamo che ho sempre amato il cantautorato italiano, ecco. Infatti nei miei testi mi ispiro molto anche al cantautorato italiano. Che dire, per esempio, diciamo alcuni fra i cantautori che ho ascoltato nella mia vita con più piacere, diciamo, sono sicuramente. Vabbè, Lucio Dalla, tra l'altro ho interpretato parecchie sue cover anche in chiave acustica. Poi abbiamo, vabbè, grande Pino Daniele, che voi ovviamente Ovviamente conosciamo. ampiamente, assolutamente. E poi Franco Battiato, che è il maestro Battiato, che purtroppo ci ha lasciato un anno fa. Questi sicuramente sono stati dei grandi comunque innovatori, cioè sono stati dei geni della mia musica, ecco. Io mi auguro che comunque cioè quelli che verranno dopo di me, i giovani comunque si ispirino sempre di più comunque a questi artisti, perché ce n'è davvero bisogno. Cioè. Quindi io, ma sicuramente poi, che dire, De André, Tenco, io molto magari. Cioè i testi di Tenco, ecco. Sono comunque dei cantautori che comunque hanno lasciato il segno per i grandi testi che hanno scritto, cioè, canzoni che comunque canteremo fra 50 anni, fra 80 anni saremo ancora a Beh, cantarle, ecco. Io non so la se però cosa, le canzoni attuali le infatti io canterei questo a dico, 40 anni. no? Pure le persone, se ci fate caso, rispetto a un TikToker, influencer, questi qua passano, trovano il tempo che trovano. Ad un Giacomo Leopardi, un Dante Alighieri, lo trovi sempre impresso quei versi, e lì si vede Appunto. la potenza evocativa dell'artista. Secondo me, qui si vede la grandezza, perché tutti possono, come dire, ognuno di noi avrà la sua visibilità, no? Quei minuti, quelle giornate, ma pure qualche anno di notorietà, ma poi finirà. Fateci caso, quanti artisti, i tormentoni dell'estate, lasciano il tempo che trovano, quello è il problema. Sì, ma perché Chiara. torniamo proprio al discorso di prima del cuore, perché comunque poi il cuore resta, cioè e il resto poi scompare. Quindi Esatto. Chiara, giusto una curiosità, Chiara con la K o con la C? allora su YouTube praticamente che sono anche i videoclip Ah, dei due brani sono Chiara con la K quindi infatti potete ascoltare e visionare i videoclip di It's Gold di Free World sul mio canale YouTube Chiara Palaia, Chiara con la K e su Nil Rocca, e lì ovviamente
potete comunque stare sempre aggiornati, ecco, sulle nostre prossime uscite musicali. Tra l'altro stiamo anche preparando un nuovo singolo che speriamo di poter di fare ascoltare presto. Che bello, non Quindi vediamo sì, l'ora, assolutamente. non vediamo l'ora. Allora, Chiara, ti sei meritata una cosa incredibile, un aforisma di Daniele che ci tiene particolarmente, lui Licentellino, proprio, cioè proprio non è che li dedica a tutti, ma a te penso, no, Daniele, possiamo dedicare un bel aforisma e poi intanto si prepara anche Dominga che ti dedicherà un suo momento. Sì, l'aforisma di oggi è di Ezio Bosso, che purtroppo non c'è più, un grande artista, è sempre sulla musica. Ezio Bosso ci diceva: la musica ci insegna la cosa più importante che esiste, ascoltare. Bellissimo, Daniele, Vedi? grazie mille Breve per questa. ma proprio pieno di contenuto questo aforisma, Daniele, proprio Bello, perché chiaro, devi bello, bello. sapere che Daniele insomma è proprio scrittore di poesie, però anche se questo aforisma non è il suo, poi dopo Dominga magari Daniele se ci puoi anche deliziare con proprio non so una poesia, proprio un pezzo tuo, così la facciamo ascoltare a Chiara. E allora è arrivato proprio il momento di Dominga, eccola qua. Dominga, non so cosa hai preparato per Chiara. Allora, per Chiara, per tutti, ma soprattutto permettetemi di fare questa dedica a Carmen, perché è tantissimo tempo che gliela dovevo fare e non c'è stata occasione. È un pezzo bello, quindi va bene, ok? Sì. E vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire è tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Ecco qua, facciamo un applauso anche a Dominga. Però scusate, no, a Chiara non è dedicata, perché perdere l'amore. No, Meglio di no. lo dedichiamo. Però No, però completamente la dedichiamo allora a Daniele, cambiamo, diciamo, trovare l'amore. Vai, Daniele. Esatto, da No, io Daniele, ad volevo dire una altri cosa. come noi troviamo Io l'amore. Oh. volevo dire una cosa, ho notato una cosa, no? Che questa, beh, è una canzone, una forse delle più belle di sempre italiana, no? Ma nonostante sia, tra virgolette, triste, no? Quando di perdere un amore, molti la dedicano agli altri, no? Ti dedico a perdere l'amore, capito? Sembra quasi una scogliera. Infatti ci pensa Scusa. nel mentre, ho detto aspetta, forse cioè, no, ma la coppia non sarebbe, la chiedono Vinca anche ai l'amore. matrimoni, pensa al ballo sposi, che io dico ma non Sì, va bene al ballo sembra farsi sposi rimanere curio perdere perdere la. l'amore, Chiara, ma tu hai fatto già qualche evento dopo le restrizioni dal vivo, live, no? Insomma, diciamo con il sì. contatto umano di nuovo, no? A guardare di nuovo negli occhi dei tuoi ascoltatori. Sì, fortunatamente, diciamo, allora, la scorsa estate abbiamo fatto qualche, anche con Sunil abbiamo fatto qualche serata acustica, chitarra e voce. Poi vabbè, io praticamente con mio fratello faccio anche praticamente dell'intrattenimento musicale per lauree, matrimoni, quindi è capitato, sì. Mio fratello è anche DJ, lui praticamente si occupa. Wow, Allora, tutti in scusa, famiglia, la vedi, siete allora proprio. dobbiamo invitare tuo fratello. Allora, ecco, Sì, ci passi il contatto. volevo ringraziare perché ovviamente sì, sì, ma diciamo che anche i miei genitori hanno sempre amato la musica, hanno fatto sì che comunque, cioè, mi hanno sempre spinto, Quindi, ecco, ad andare diciamo che sei avanti. nata proprio in un ambiente artistico, no? Sei cresciuta Musicale, a insomma. Peperoncini, dico in Calabria, sei cresciuta a Peperoncini e musica, vorremmo dire, Sì, ma perché tra l'altro mio papà, che purtroppo non c'è più Ah. da 3 anni ormai quasi, infatti il primo singolo l'ho dedicato a lui Lui, praticamente, no. mio papà. Diciamo che eri una predestinata, chiaro, ormai Sì, non potevi diciamo non che dedicarti. lui era praticamente un tecnico radio TV, quindi però gli capitava anche di ripararli magari.
il microfono, gli strumenti musicali, ecco. Quindi diciamo che la musica è sempre girata intorno, ecco. Ce l'avevo sempre attorno, in un modo o nell'altro. Ma no, diciamo quando, ecco, vuoi ascoltare un pezzo, un brano, poi vuoi ascoltare musica, che musica ascolti? La Allora, tua, cioè, ti senti due brani oggi, diciamo, ecco. Ma io diciamo che un pochino, essendo che comunque mi piace spaziare nei generi, ecco, non mi piace ascoltare sempre un artista, ecco, però vado un po' anche ad umore, ecco, magari ci sono quei giorni che magari mi va ad ascoltare magari quel genere, un determinato genere, un giorno che magari mi va ad ascoltare musica italiana, per dire. Però sicuramente sempre musica del passato, ecco, quindi non sicuramente proprio quella più attuale, no, sempre musica del passato. Bello. Chiara, mo per chiuderci, ci vuoi dedicare un'ultima canzone? Perché siamo ai titoli di coda. Ultima canzone, dai, ai nostri fan, dedica a rubrica social. Vogliamo la dedica di Chiara Palai a rubrica social. Tutta per noi. Allora, non lo so, napoletana, cioè, siamo Pure quale napoletana, preferisci? Sì, dai. perché no? Pure napoletana, noi siamo napoletani, noi conduttori. Mi viene in mente così, ho soldato innamorato. Vai, Wow, bella. Poi vai, Onika, vai, Onika. vita, vita mia, poi cuore, che cuore, sei stato o primo amore, o prima e l'ultimo sarai per me. Che spettacolo! Brava. Sono improvvisata così Chiara, perché. complimenti! Cioè, veramente, come dire, deliziato. E poi devo dire, anche in napoletano, perfetta proprio. Non, come dire, hai la Grazie, capacità proprio di comunicare, no, insomma, sia in italiano, in inglese, in napoletano, in calabrese, sei uno spettacolo, possiamo dire. Anche perché io, l'ultima domanda che voglio farti, prima che Daniele, insomma, mi richiama, no, perché lui vuole rispettare sempre te. No, dico, riguardo alla tua dizione, no? Perché tu c'hai una dizione quasi perfetta, no? Proprio, cioè, vedi, parli, insomma, hai fatto dei percorsi, no? Insomma, hai fatto, come dire, formazione riguardo proprio a questo aspetto. allora, diciamo che un pochino cerco di curarmela un po', ecco, perché poi magari riascoltandomi poi cerco comunque di Autodidatta, seguire. diciamo. Autodidatta, sì, assolutamente. Anche Diciamo se quando poi. ascoltiamo a Chiara Palaia, non ascoltiamo la Gregoraci, non si sente quell'accento marcato Un calabrese. accento proprio calabrese. Beh, ma Ma la Lamezia Terme ha una cadenza molto più delicata, carina, non è tanto pesante. E poi ecco, lei l'ha detto da prima, no? Era portata all'inglese, quindi chi è portato alle lingue ha un ascolto migliore e quindi si esprime anche meglio in italiano, ma non per carità, mica perché i calabresi, però effettivamente c'è chi ha proprio. Insomma, io la invitavo la mia, non lo farò adesso perché poveri, però. Alcuni sono proprio pesanti, invece lei, insomma, quella, sicuramente quella cadenza, quell'accento, però che sono carini da ascoltare e sono anche belli. Ok, Sì. allora Ma qui siamo Chiara, allora ti curiosi per chiedo stesso. solo questo, se allora i nostri, diciamo, ecco, web spettatori di solito amano restare poi in contatto con l'ospite, no? Insomma, perché si crea proprio quel feeling, apprezzano tantissimo, non solo quelli presenti adesso, ma quelli che poi in seguito guarderanno la puntata, perché Daniele caricherà la puntata sul suo canale YouTube, Daniele Bompane, lì insomma ci sono tutte le puntate di rubrica social. E volendo seguirti, no, insomma, dove possono, o preferisci proprio, insomma, interagire con loro? Più su Facebook, che ne so, Instagram, su quale canale preferisci mantenere un contatto con i fan? Allora, diciamo che i social che comunque utilizzo di più sono Facebook e Instagram, diciamo che sono questi. Poi ovviamente, come dicevo prima, per ascoltare poi la mia musica potete ascoltarmi sul mio canale YouTube, Chiara Palaia e Sunil Rocca. Però poi potete aggiungermi su Facebook, su Instagram, quindi là possiamo tenerci in contatto. Sono anche su TikTok, quindi se qualcuno vuole. Ecco, Non quindi sei pubblico la social. foto,
Sì, non sono molto attiva su TikTok, però ogni tanto qualcosina la pubblico, vi faccio vedere. Infatti, Chiara, devo dirti anche una cosa: anche Dominga ha scoperto TikTok da poco e si sta proprio divertendo. Sì, devo dire che mi... su TikTok. Brava, la stessa cosa. Io ho detto no, per carità, TikTok no, cioè Facebook e Instagram, YouTube, vi prego, TikTok no. Beh. E invece dall'ultima settimana... Sapendo un però dai, successo, insomma... è rimasto proprio sì. Ma è così, davvero. Beh, come dicevi tu prima, insomma, per noi può essere un modo, sai, per proporre qualcosina di nostro, per farci ascoltare. Poi uno ci prova, si spera sempre, insomma, in porte che si aprano e che ci sia un futuro bello, ognuno con il suo. Anche Daniele, che guarda, lui oltre ad essere un poeta è anche un mimo, vedi, adesso sta interpretando la statua, guarda come la fa bene. È diventato severo, la faccio severa, la sto bellissima. Ma guarda, dovevi fare uno screenshot, mannaggia, dovevi, oh, bellissimo. No, perché, chiaro, meraviglioso. Daniele ci tiene molto veramente i tempi, ma soprattutto per no, non è vero, occupare è vero. Tanto tempo al, diciamo all'ospite, è vero, è vero. Che già si mette a disposizione, accetta il nostro invito e quindi ci tiene veramente, diciamo, a non impegnarlo tantissimo. Però è prima vero, di salutare, diciamo, ci avete rimasti ormai curiosi di magari un piccolo duetto tra di voi, insomma, giusto per chiudere, non so se c'è questa possibilità, ma insomma proprio uno scambio, diciamo, diversi, se vi viene in mente qualcosa, ecco. Vai, Chiara, proponi tu, dai. Sei un brano tu che ti... tanto io, diciamo, che avete già ascoltato la mia voce. Sei un brano così ti acconti. Magari. Ma dai, che non una canzone proponi che un brano dove due potete interagire, vai. Anche italiana. Italiane, vogliamo fare un pezzo di Mina? Veloce, veloce. Sì. Speriamo sì. Però che se c'è il ritardo avvertiteci subito, ragazzi. Sì, ci avvertiranno okay. I nostri web spettatori. E allora vediamo Mina. Con te dovrò combattere. Non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso e la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Vai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande, grande, grande come te. Chiara, sei grande solamente tu. Complimenti, meravigliosi, veramente, guarda, è stato emozionante. Questa qua l'avete dedicata a Mimmo. Grazie, grazie. No, allora... io ho detto Chiara, sei grande, era per Chiara, bene, sei grande. Allora, Chiara, io veramente ti ringrazio ancora e ti seguiremo, insomma, speriamo che tu possa ritornare da noi magari in compagnia la prossima volta, così conosciamo anche il tuo compagno di vita e artistico, che salutiamo sicuramente, e sappi che il nostro canale di rubrica social, sia la community che sta su Facebook ma anche la pagina, insomma, non vede l'ora proprio di accogliere tutti i tuoi progressi, quindi quando c'è una nuova canzone, un nuovo singolo che voi puoi tranquillamente usarci, insomma, usare il nostro profilo per lanciare le news, e così noi continueremo a seguirti. Ci fa piacere mantenere questo contatto, no, Daniele e Domingo? Assolutamente sì. Sì, Chiara, in bocca al lupo per tutto. Forza, bella calabrese, bella tosta. Esatto. In bocca al lupo davvero, un bacio grande, grande, grande. Grazie mille, è stato davvero un piacere stare in vostra compagnia, siete davvero grazie. Bravissimi, simpaticissimi, davvero grazie per quello che fate, complimenti per quello che fate, perché ovviamente sono delle belle opportunità queste, per, anche, anche per conoscerci, ecco. Sì, la cosa bella vedi, è questa, proprio che poi rimaniamo in contatto, perché lo facciamo veramente a livello amatoriale, ma perché ci piace, soprattutto i primi siamo noi ad apprezzare e conoscere poi delle persone meravigliose come te. Oggi ci hai arricchito veramente tantissimo, Chiara, è stata veramente una puntata anche per me, ragazzi.
stato davvero... E allora, Daniele, vuoi salutare qualcuno? No, io più che salutare qualcuno saluto tutti, se non c'è qualcuno, ci sono tutti, perché rubrica social è la rubrica di tutti, non è la rubrica di qualcuno in particolare, quindi... Poi, Chiara, quando passi per Napoli facci sapere, perché ecco, ti ospitiamo sicuramente, magari insomma, è la tua dolce metà, insomma ti ospitiamo, oh no, Domingo, è una bella serata insieme. Dai, sì, vieniti a fare una passeggiata qui... con il tuo compagno, ci mangiamo una bella pizza insieme, ci conosciamo da vicino, ci facciamo una cantata insieme là. Oh, due giorni a Napoli, Chiara, dai. Firma copie con Chiara Palaia, organizziamo, dai, no? Insomma, una ti bella aspettiamo. Ti aspettiamo. Io spero di poter venire presto, spero davvero, perché è davvero meravigliosa Napoli, è davvero, abitate davvero in un posto... senza parole, non sono davvero aggettivi davvero per, quindi siete davvero fortunati, quindi spero di venire. Ma guarda che anche la Calabria si difende bene, perché noi partenopei facciamo spesso le vacanze da voi, vediamo che arrivi proprio il periodo estivo per raggiungerlo, insomma è il mare più bello d'Italia, possiamo dircelo. Sì. Allora, Chiara, grazie, un caloroso saluto da tutti noi. Grazie mille, davvero, davvero grazie ancora, e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito, e a presto ragazzi, un abbraccio grande a tutti. Ecco, ci saluta anche. Bacio. Ciao, ci dispiace per quella piccola interruzione. Allora, la regia ci dice che manderà il video, noi abbiamo salutato, ci sarà il video proprio di una canzone di Chiara, It's Gold. E noi ci vediamo con la prossima puntata. Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie, ciao.
just another time. I'm looking